L'Hamlet Machine di Müller è un testo scritto nel 77 e scritto sicuramente in un periodo storico in cui il teatro stava cercando nuovi linguaggi e nuove forme per comunicare. Perché riproporre l'Hamlet Machine oggi? L'Hamlet Machine, intanto diciamo che cos'è, è un flusso di coscienza dell'Amleto in cui si cerca di andare, Müller cerca di entrare dentro l'inconscio di Amleto e qua scopriamo che tutto sommato questa figura paterna non è così amata. Vediamo come l'Ofelia, la figura femminile di Ofelia, è una figura nuova, rinnovata, che in realtà cerca una nuova forma, una nuova vita molto più vicina a quello che potrebbe essere una rivoluzione femminista. L'Hamlet Machine è molto complesso, ci abbiamo messo tanti mesi per capire che cosa volesse dire drammaturgicamente e soprattutto cosa noi volevamo raccontare attraverso questo testo. Io mi sono concentrato tantissimo sul concetto di libertà, cioè la vendetta che porta avanti Amleto è voluta, è una scelta libera che lui fa oppure una costrizione data da una convenzione? Oppure è una convinzione dell'Amleto stesso. E questo è un concetto abbastanza moderno, nel senso che noi pensiamo di essere liberi, ma in realtà lo siamo per convenzione o per convinzione. Abbracciamo un'ideologia per convinzione o per convenzione. E questo è difficile da capire, forse perché non abbiamo più neanche gli strumenti per poter capire che cosa stiamo facendo. A un certo punto del testo entra violentemente anche la televisione come elemento di propaganda. Noi l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo attualizzato in base a quello che secondo me è il concetto di propaganda attraverso la televisione e che cosa è riuscita a fare negli anni. Sarà sicuramente non uno spettacolo compiuto, non completo. Perché? Perché il testo è un testo talmente difficile che si potrebbe analizzare per anni e anni e trovare continuamente delle nuove soluzioni, delle nuove idee, delle nuove proposte. Il 10 giugno 2023 alle ore 21, qui a Recitando, con il gruppo avanzato di recitazione, noi ci proviamo. Vi mostreremo il nostro lavoro che, ripeto, probabilmente non sarà compiuto e potremo lavorarci ancora, ma abbiamo cercato di esprimere un'idea e se avete voglia di venire ad ascoltarci, noi siamo qua, vi aspettiamo. Io sono Vittorio Attene e se volete prenotare il vostro posto scriveteci segreteria@recitando.it. Ciao!